Com'è? Male. Io Lorenz, Sono qua. Ciao ragazzi. non so se vi ricordate il posto, proviamo a farglielo vedere. Voi lo ricordate? Questa bella camerata? Siccome abbiamo raggiunto i nostri 10.000 like al video della Red Cross, come ci avete chiesto tutti quanti, siamo tornati di notte. Abbiamo deciso di portare la tenda e stare qui Sì, tutta siamo la lì. notte. Dobbiamo andare anche centrale, sai? Cavalletti, andavi a portarli tu i cavalletti. Ma Lorenz, ma mica Cioè, ci di siamo solito dati li dei porto. compiti per fare delle cose. Io ne faccio una e tu ne fai un'altra. A Inoltre che ti incazzi per un cazzo. me quello che sembra che si sta incazzando sei tu intanto, non Sì, mi io. sto incazzando perché abbiamo montato una tenda per niente. Ormai siamo venuti qua, ci siamo fatti 3 ore di macchina. Senti, allora facciamo una cosa. Con la mia camera mi vado a fare l'esplorazione. Tu te la vai con l'altra. Così siamo sempre con più camere in giro, ma le teniamo in mano. È l'unica soluzione. Ognuno fa la sua cazzo di esplorazione. Io vorrei andare dove c'erano i banchi della scuola. Ve li ricordate? Merda, merda. Più. Lorenzo è su ancora. Non so proprio che cazzo dire. Ragazzi, mi ha fatto incazzare. Ragazzi, Lorenz è ancora su, per fortuna. Ho i brividi. C'è nessuno? C'è qualche rumore, lo sento, però penso sia Jack che sta andando in giro per l'edificio. Non so neanche dove cazzo sta. Non so neanche dove cazzo è andato. Ah, li ho trovati. Ma qua. Oh Madonna, la porta era chiusa l'altra volta o era aperta? Porca vacca, ancora qua. Tutti immobili. Se c'è qualcuno, si avvicini a questo strumento. Sei stato te a fare questo rumore? Vuoi comunicare a rumori? Questi nomi sono i tuoi nomi? Valentina, Roberto? Dio, senti che rumore che fanno i cani. Cazzo è stato? C'è stato. L'hai mosso? Il banco si è mosso, cazzo, raga. Jack, Jack, mi senti? Jack,
Jack, mi senti? Jack! Jack! Sì, arrivo! Jack! No! Vieni, subito! Vieni, vieni, vieni! Facciamo una cosa. Cosa? Diamoci l'ultima possibilità, ok? L'ultima. Ora, non ci separiamo mai più. Ok. Ok? Direi che questo è fondamentale. Okay. E facciamo un EVP. Cenato. Ok, ci mettiamo dentro in tenda però. Va bene, se ci fa sentire sì, più tranquillo. Sì, ti fa sentire più tranquillo. Ok, questo è con salmone e questo con il mio, mi sa. Ah, sì. Sì, cazzo. Sta andando tutto bene. Ok, scusa per prima. Scusami tu. Mai più. Auguri. Grazie. Comprerò il più bello del mondo. Sicuramente quello più terrificante, ragazzi. Storia incredibile, incredibile. Scaricando. Erano fortissimi. Era come se si spostasse uno di questi letti. La situazione è questa. Io sono in macchina perché Lorenz è andato a fare i biglietti perché dovevamo prendere il traghetto con questo tempo, in queste condizioni, e ovviamente per andare a fare lo Scarebugs. Questo qui è il Lorenz che è rimasto intrappolato nel gabbiotto. Io non so se vale la pena. Guardate che raffiche di vento sull'asfalto. Ui. Guardalo, impavido eroe. Un plauso al nostro Angry Bird Lorenz. Io a detta. Che cazzo stai mangiando? Che puzza. Il tacchino. Che schifo, il tacchino all'aglio. Ma che aglio? Sa di aglio. Ma te sei matto. Vabbè, Lorenz ce l'ha fatta ed è incazzato nero, basta. Allora, io devo salutare un paio di persone perché se lo meritano, perché grazie a loro noi possiamo fare queste avventure e offrirvi sempre contenuti migliori. Uno lo so chi è Lux. Prima è Luciano, Lux. Grande Lux. Sei un grande, sei un nostro amico, sei il più grande sostenitore che possiamo avere e stiamo preparando una grossa sorpresa per te. C'è il lago in tempesta. Cioè, ma chi è che se la rischia così tanto per fare degli Scarebugs per voi? Solo Jack Lorenz. Ma questo che sembra un tristo mietitore. La morte con la falce. Nostromo! Minchia Lorenz, ma torniamo indietro. Ma chi cazzo ce l'ha fatto fare? Ma infatti fare? Perché stiamo facendo questa cazzata? È una puttanata, cioè... Perché poi nel posto peggiore dove potevamo andare, veramente. Sento già quasi che
quel posto ci sta aspettando e sta ridendo di noi. Sì, sì, no, non vede l'ora, cioè ci sta proprio, ce la sta maledicendo. Vabbè, ama gli estremi, estremi rimedi. Mi sembra di essere tornato a quella volta che siamo andati a fare l'ospedale abbandonato dove mi sono sdraiato nudo sul letto da obitorio. Più o meno il clima era questo, raga. Stessa situazione. Qua non si molla un cazzo. Piove, tempo, fantasmi, rutti del Lorenz, qualsiasi cosa, noi andiamo dritti fino in fondo allo Skiddy Bugs. Quindi vi ricordo, se non foste ancora iscritti, se non avete mai messo il like al video o qualsiasi cosa, mettetelo, fatelo, iscrivetevi perché ne vale la pena, ragazzi. Interagite con noi, cazzo, interagite con noi. Raga, cioè non solo la pioggia, le intemperie e la paura, è una multa che forse abbiamo preso, ma non è detto, Lorenz. Occhio, non si vede un cazzo. Siamo nella nebbia più totale, raga, cioè porca puttana, io mi sto cagando sotto, raga, ci sto invidiando a voi che siete sul divano Al calduccio con la copertina morbida e profumata. Perché secondo me adesso siamo ottobre-novembre, in quel periodo lì. I cagnolini che stanno lì a leccarvi i musetti. Capito? Cioè invece noi qua, zio Bono. Oh mamma mia. Tutto a posto? C'è qualcuno? Ma lì non c'è più il muro? No, ho buttato giù tutto. Non c'è più la staccionata lì. Ma cazzo è stata disintegrata sto posto. Jack! Hanno scritto pure su. No, ma io sono. Aspetta, sono un attimo. Guarda qua, hanno scritto questo archivio, si è entrato tutto. Lorenz ha paura delle condizioni anche di sopra. Cos'è? Vabbè, capiamo dove fare il campo base, Lorenz. Mamma mia. Dove è stato? Non lo so. Insomma, abbiamo deciso che, vista la situazione estremamente umida, questa è una delle stanze più asciutte e quindi sarà un po' il nostro campo base. Per forza, perché di là è veramente tutto messo di merda. No, dopo andiamo a vedere. Tanto abbiamo deciso, ragazzi, che praticamente vi spieghiamo un po' adesso cosa faremo oggi. Diciamo che siamo partiti con un buon umore, appena siamo entrati qui dentro. Ci è passato subito. Non abbiamo voglia proprio di scherzare, non abbiamo voglia di neanche di fare il video. Io voglio andare a casa. Campo base, andiamo a posizionare due videocamere. Sì, facciamo quello che dobbiamo fare, ragazzi. Scare box. Ok, allora. Togliamo i preservativi dal... Oggi addirittura Lorenz, per dirvi ragazzi, siamo talmente attrezzati oggi che Lorenz ha portato il borsone grande delle Canarie, cioè quello che usa alle soltanto Canarie. Ogni 5 anni per andare alle Canarie. La valigia... Io vado alle Canarie solo. Sì, certo, è la valigia più grande che ha, cioè è il preservativo del preservativo. Ecco qui la mitica borsetta del Lorenz da idraulico. Oh, ho portato anche la mitica, Hai portato anche la mitica Lumix, cioè ragazzi, con questa noi abbiamo iniziato. Madonna. Sembrava una frana. Cioè, notare la custodia della camera del Lorenz è una tovaglia. Ma che tovaglia? Questo l'ho preso alle Canarie. Ah, è giusto, è il telo tipico tradizionale delle isole Canarie. Ma li hai portati i cavalletti? Ma non devi portarli tu? Ma i cavalletti, cazzo, dovevi portarli tu, sei te, cazzo, il geometra.
mi fa, cos'è che era? Mi fa incazzare per un cazzo, cos'è che era? Cazzo, con questo impermeabile Lorenz e l'occhialino nero sei un designer newyorkese. Yeah. Scared. Max. Ok, ci siamo. Top. E luce fu. Raga. Torcia al jack. Prego. Stiamo per andare al... Passiamo prima, che siamo già sul piano, in quella stanza famosa dei letti, e poi andiamo giù in basso, che è la parte più lontana. Ok, va bene. Allora, Lorenz, se non mi ricordo male, dovrebbe essere qui sul piano. Stiamo... No, aspetta, noi dobbiamo andare? Mi sembra di qua, che qua c'è la chiesa, però dobbiamo stare attenti perché è tutto estremamente allagato. Infatti, raga, guardate, in realtà dovremmo posizionare anche qua qualcosa. Sì, dopo facciamo la chiesa. Giusto, dopo facciamo la chiesa. Questa è la spaventosissima chiesa, ragazzi. Minchia, ma ragazzi, sembra che c'è qualcuno che nuota. Sì, è assurdo, eh. Io ho delle bruttissime sensazioni. Perché sta piovendo ancora un botto. Guarda qua. Guarda che schifo. Cioè, c'è nessuno? Porca puttana, mi è caduta una goccia addosso, figa. Mi ha fatto venire un colpo. C'è nessuno? Oh! Mi senti tu? Ho sentito che a un certo punto Ehi! Mentre poi non si è mosso niente. Cioè non è cambiato nulla qua. Senti come cazzo cambia l'aria qua dentro. Eh? Guarda, questa non ci credo. No, c'è la nostra birra. Questa è la birretta che ci siamo fatti, sì, per il mio compleanno. Sì, sì. È allucinante. È incredibile anche come è poco vandalizzata. Come se... Senti. Che arietta fredda. Freddissimo. Lorenz, qua è incredibile perché non hai notato che non è vandalizzato niente, praticamente. È così da come l'abbiamo... Ok, io sento delle voci. Sembra quasi che anche le persone, i ragazzi che sono venuti qua a fare i disegni, i graffiti, abbiano... Risparmiato questa stanza perché fa paura. Sì, è veramente paurosa. Andiamo a vedere che cosa... com'è là in fondo. Immagini la sorta di secondino, la matrona che fa le ronde dei bambini. Sì, fa avanti e indietro qui. Invece qua va venendo giù. No, qui sta venendo giù, sì. Qua è pericolosissimo. Secondo me Rolex non mancherà tanto cambiare in queste vostre... Saluto i lavapiedi. Come si fa con la nave. Si fa il saluto, l'inchino. Il Lorenz fa l'inchino ai lavapiedi. Senti, posizioniamo la camera, sì, allora. Sì, guarda, c'ho qua il collo. La mettiamo qui, su questo materasso, che dici? Oh, il problema comunque rimane sta camera di merda, Sempre fuori fuoco. Vabbè, posizioniamo... Madonna santa, mi sta venendo la pelle fino a... Io sento distintamente un lamento forte. No. Allora, mettilo che guarda. Dove ce l'hai? Ce l'ho io? Ce l'ho io, ma ho paura che questa qua sia un po'... La dice sul letto? No, così. Tipo al terzo letto. A metà, esatto. Scherbazzi? Da dove tutto è iniziato, anche qui l'altra volta abbiamo iniziato esattamente in questo punto, oggi riprendiamo, abbiamo posizionato la prima camera. Nel dormitorio. Che vedete adesso alle nostre spalle. E adesso corriamo subito giù da basso, che è un altro posto terrificante che adesso vedrete. Prendiamo la main camera e andiamo. E andiamo. Da posizionare? Questa infrarossi la posizioniamo, sì, giù. Giù da basso, quindi andiamo direttamente.
Oh. Minchia. Cazzo. Bruttissimo, non mi hanno sentito. Non so se ci conviene scendere da queste scale o da là. Non mi ricordo. Forse siamo saliti da troppo là. Figo, ma qui è scorruta tantissima acqua. Ho sentito un lamento, figa. Cosa cazzo è stato? Chiamo come piove dentro. Ma poi c'è un'altra stanza, Lorenzo. Dici? Magari di sì. Minchia, se piove qua sotto. Merda. Vediamo sul mucchio. Qua a destra. Qua c'era una stanza. C'era una stanza, ma l'hanno. C'è solo una stanza. C'è l'unico letto. Quei due comodini lì. E qui hanno tolto tutti. L'hanno smontati. Sì. Qua qualcuno se li vuole portare via. Può essere. Minchia, se piove, no, ma non so se ci conviene, sai. Merda, mi piove pure sulla camera. Quindi, che cazzo è stato? C'è qualcuno? Non ci credo. No, cosa? Hai sentito? No. Cos'è stato? Un botto. Hai detto c'è qualcuno, si sente. Si è sentito un botto. Guarda là sopra, le vedi? Le goccioline trasudano. Allora, scendiamo. Cioè, la chiesa è pericolosissima. Porca puttana! Cosa, Lorenzo? Ma ho sentito tipo un rumore di trascinamento. Sembrava veramente. Cazzo, che botta! Cioè, si è sentito proprio un rumore. No, l'ho sentito, Lorenzo. Ma il problema è che qua nella chiesa è sempre stato così, è devastante. Proviamo a scendere. Qui è tutto marcito, ma niente, va come viene giù la nostra. Allora, forse mi ricordo, Lorenz, madre. È un lago. Lorenz, è di qua il posto. No, non è di qua. È più avanti, aspettacelo. Sì, sì, mi sto ricordando perché è un incubo. Ecco. Ma guarda qua, Lorenz, questo è l'ingresso principale. C'è questo di tuo rumore bruttissimo qua sotto. C'è qualcuno là sotto? Stiamo venendo giù, sei. Possiamo venire giù? Ci dai il permesso? Zitto. Lo senti? È gutturale, pesante. Oh, veniamo giù, Lorenz, io ti ricordi cosa mi è successo qua sotto? No, non voglio sapere più niente. Io qua Lo ricordo benissimo. Io qua ho perso 10 anni.
Praticamente, ragazzi, questa era probabilmente era la zona delle aule, la zona dove si facevano le lezioni, distaccate dal dormitorio. E, però c'è una un'aurea, un'aurea bruttissima qua. Ehi. Madonna. Vaffanculo. C'è nessuno? Vaffanculo. Ma cosa ti cazzo? Allora, dobbiamo leviamoci dal cazzo subito. Li continuo a sentire, infatti posizioniamo al volo la camera. Mamma mia, io ragazzi non riesco a stare qua un secondo. Io mi ricordo, Lorenzo, ho fatto da solo tutto sto cazzo di corridoio, sto morendo, ti giuro, anche adesso che siamo insieme. Non ci sono più i banchi. Come non ci sono? No, no, è l'ultimo, è impossibile. Sono sicuro. Vai, oh, fai piano, stai attento perché qua è brutto, Lorenzo, è brutto. Eccoli, infatti, non si sono mossi. Ma aspetta, forse ce n'era un'altra. Ma qua il bagno. Ah no, era quella, era proprio quella, non mi ricordo più niente. È proprio questa. Merda. Hai sentito? Ehi! Non ti devi incazzare, c***o. Noi non abbiamo fatto niente. Ascolta, tieni un attimo che prendo la camera. Allora, videocamerina a infrarossi. Ok. Allora, aspetta un attimo. Ti metto. Dobbiamo capire come. Come fare a mettere in piedi. Ok. Sto già registrando? Sì. Bello. Vado. Sentito? Sì. Ok, ora andiamo verso, ritorniamo al campo base, Lorenz, e oppure prendiamo quella camera che spari. Ho visto un'ombra di là. No, no, non so il culo. Ho visto. Non lo so, allora. No, questo sta imparando volando. Lorenz, adesso se, allora concentriamoci perché mo' il tragico. Hai sentito? Cosa vedi? Non lo so, ho visto qualcosa nella finestra, ascolta anch'io. Ascolta. Ah! No, da dove cazzo è entrata l'acqua? Lorenzo, sono bagnato. Sì. Dove cazzo è entrata l'acqua da qua? Non ci credo, non c'è nessuna direzione. Lorenzo! Cosa? No, adesso, ti giuro sto male. Sto male. Mi è entrata una goccia nel collo. È impossibile, Jack. No, porca madonna. Quadra sopra lì, non c'è nessuna Ma goccia. Infatti non sto, sto capendo. Non sto, mi è entrata, mi ha bagnato. Cioè, ti ho chiesto. Non lo so, non lo so. Ragazzi, vi faccio vedere qua sopra. Non c'è un cazzo di niente. Non c'è nessuna perdita d'acqua. È possibile. Eravamo qui davanti alla telecamera e a Jack gli è caduta una goccia in testa. Io spero che si sia. Che mi stava. Non so se ero posizionato qui davanti alla camera, spero si sia visto.
Andiamoci, anche perché avevo appena detto che avevo visto qualcosa nel, sì, no, infatti, nel vetro. E abbiamo sentito anche un rumore fortissimo dietro. Vabbè, andiamocene. Lasciamola qua. Andiamo. Ok. Sento continuamente parlare. Cioè, se io adesso sto qua in silenzio, mi sembra di essere a scuola. Hai presente quando c'è quel vociare delle classi? È brutta questa visione. Allora, adesso cerchiamo di salire. Cos'è stato? Ho sentito? Se ne va? Sì. Ehi! Qui sta andando tutto puttane comunque. Cioè, sta crollando tutto, guarda, ci possono cadere pezzi in testa. Stiamo salendo? Andiamo direttamente in chiesa. Sì. Questo posto? Io, totalmente. Sì, ma qui no, figa, messa malissimo. Guardate, raga, ci sono tutti le posate per terra, che adesso mi ricordo. Però è... cioè, viene giù tutta l'acqua e radici sul soffitto. No, negativo, questo sta venendo giù, ragazzi, questo viene giù tra pochissimo. Io comunque sento un'energia veramente forte. Oh, calmati. Stai calmo. Non vogliamo farti del male. C'è qualcuno là sopra? Eh? Oh, cosa? Cos'hai visto? Non hai sentito? No. Ma lì cosa c'è adesso? Cosa?
cosa c'è? C'è del sangue. Qui hanno fatto... Ma guarda questo... Avendo la sferza senza pietà al pari... Diceva, da quando sono venuto nell'eremo non lascio il mio pensiero, trascende ai muri della cella e non ho altro fuorché quello del timore di Dio e della sua futura giustizia. I peccatori, il fuoco eterno, se parole sono io il Dio da presso. Ma nel scrivere hanno fatto qualcosa di blasfemo. Questa. Hanno fatto qualcosa di blasfemo. Questa è una coperta, l'hanno accesa qua. Guarda lì. Questo che cos'è? Non so, c'era, sì. Sì, hanno fatto dei rituali. Continuano a fare dei rituali, perché io te lo... Okay. Lo senti anche l'odore che c'è? Siamo stati qui ormai quasi più di un anno fa e ti rifacciamo la stessa domanda. Quale domanda? No, dimmi che... Giura che se... Allora, Lorenzo, hai un problema se non l'hai sentito. Non hai sentito il lamento? No. Adesso l'ho sentito. Era un lamento di... Quello che ho sentito prima, cazzo, sopra Lorenz. No. Allora, no, ti giuro, sto accaponato. Dicevamo, siamo stati qua più di un anno e mezzo fa ormai e ti rifacciamo la stessa domanda. Chi sei? Qual è l'entità che è stata invocata qui? Qual è il tuo nome? Non ci credo. Potresti ripeterlo? Sappiamo che quello è un sigillo di Mammon. Questo è un sigillo fatto con i controcazzi. Qualcuno ha cercato anche di... Un sigillo magico. Di cancellarlo. Ok, cos'è che è? Eccolo qua. Ring o Mammon. Lo vedi che è lui? E cazzo è lui. È lui, però girato al contrario. Girato. Sì. Così. E cosa significherebbe? Mammona si chiama. In lingua aramaica veniva tradotto come tesoro sotterraneo. Madre, guardalo com'è mammona. Che troia, insomma, è bene. Cioè, vuol dire accumulare denaro in maniera rapida e disonesta. Per avere lussi e piaceri. Ma in cambio di che cosa? Cioè, penso che adesso siano tutti devoti di Mammon. Cioè, tutto è subito denaro e ricchezza. Ma quello che mi chiedo, cioè, cosa... Se tu lo evochi, eccetera, cosa gli devi dare in cambio? Non penso che lui lo faccia gratis. No, non lo fa gratis, ovviamente. Adesso non lo so. No. Dopo aver recitato l'incantesimo è il momento di offrire un sacrificio a Mammon. Questo sacrificio può essere qualsiasi cosa, da una piccola somma di denaro a un bene prezioso. Il sacrificio è un simbolo della tua disponibilità a rinunciare a qualcosa per ricevere la benedizione di Mammon. Quindi vuol dire che qui da qualche parte hanno sacrificato qualcosa. Secondo me è lì Lorenz con la coppa. Ma però Lorenz, hai sentito su, Lorenz? Che c***o?
Lorenz, là su. I letti, cazzo del f***. Vieni, andiamo a vedere. Aspetta, Lorenz, aspetta. Torna qua. Allora, aspetta, non facciamo... Calmiamo, c'ho un'idea. Che cazzo è stato? No. No, non dirmi. Cos'è stato? Ehi! Ma mettiamo solo il sale? Sì. Dei rumori bruttissimi. Dove abbiamo lasciato la telecamera? Ai letti. Stiamo andando a vedere. E abbiamo lasciato la telecamera là in fondo. Ehi, per favore, se c'è qualcuno lo dica subito. Perché hai fatto questo frastuono? Ti abbiamo dato fastidio, ti abbiamo nominato. O sei un povero coglione che ci sta facendo uno scherzo? Oh, ti devi levare, eh? Devi finirla. Perché non ti sei fatto vedere subito se hai visto che entravamo? Eh? Oh, ti vuoi far vedere? Di qualcosa, Cristo! I letti sono zitto. Dietro. Ci sono delle voci. Oh cazzo, che spavento. Ho visto la luce lì, era la nostra. Cioè, che Cristo. Porca troia. Non ci posso credere. Che cazzo. Fermo. Jack, porco. Fermo! Lorenz! Svegliati! Lorenz, vieni su, Andiamo! Via! Lorenz, via! Giù! Merda! Piano! Lorenz, ci sei? Oh, parlami! Lorenz! Guardami, Lorenz! Guardami! Vieni qua, calmati! Oh, parlami, Lorenz! Lorenz, ui, oh, ti risvegli? Che cazzo succede? Che cazzo siamo? Lorenz, porca puttana! Che cazzo è successo? No, raga, Lorenz, stai benissimo? Cosa ti senti? Mi ci hai fatto morire. Andiamocene, Jack. Lorenz, fammi vedere la testa, per favore. Minchia, hai preso una botta, porca puttana. Lorenz, cosa vogliamo fare? Non lo so, io non so cosa ho visto, te lo giuro. Io non so cosa ho visto. Aspetta, stop un secondo. Io temo che per te, Lorenz, ti ho visto morire. Mi sei caduto davanti come un pero. Sai che io ti giuro, io non mi ricordo come cazzo è successo. Io, Lorenz, ho visto quel fottuto letto e buio. Ho sentito una... Sei, ho sentito come una...
come quando c'è tipo un colpo di vento che mi attraversava il corpo, tipo un colpo, non so, ho visto questo letto che mi cadeva addosso, che mi cadeva addosso, e nel momento che è caduto ho sentito un qualcosa che mi ha attraversato il corpo. No, scusa. Hai sentito ancora? Sì, sì. Andiamo, per favore, andiamo. Ma se prendiamo la camera e guardiamo... Ma la torcia è spenta. No, hai sentito ancora? Ma come non sta filmando, cazzo? È tutto spento. Ma è impossibile. Ma c'era la batteria, no. Nuova. Non si sarà succata tutta. Aspetta, la riaccendo questa qua. Aspetta, facciamo un cambio. Andiamoci, dobbiamo andare a prendere tutte le robe. Abbiamo mollato tutto, abbiamo le robe nel campo no, base. No, cazzo, abbiamo la roba tutto. Nella stanza. Dobbiamo andare a prendere le cose, andiamocene. Dai, andiamo. Pila, la pila. Abbiamo cambiato okay. Tutto. Ma... Raga, non sappiamo cosa fare. No, ma è pieno di rumori, non ce la faccio. Non ce la stiamo sentendo di andare avanti. Sei stato tu. Sei stato tu. Ti abbiamo chiamato prima e sei venuto a farti sentire. Perché mi hai fatto svenire? Fanculo, Lorenzo, andiamo. Non dobbiamo neanche comunicare questa cosa. Andiamo a prendere la nostra roba, dai. Facciamo in fretta, per favore. Prendiamo la roba e ce ne andiamo. Ok? Ti giuro, mi sento male, Lore. Minchia, Jack, dai, cazzo. No, ti giuro, non so se ce la faccio, Lore, se vale. Oh. Jack, dobbiamo prendere la nostra roba, io non posso lasciarla qua. Porca troia. Aspettiamo un attimo. Fermiamoci un attimo. Jack, torniamo un attimo al campo base e... No, me ne voglio andare. Allora, coraggio, sì, andiamo, cazzo. Andiamo. Scusa. Merda. Jack, non so se ce la faccio. Andiamo insieme, dai. Insieme ce la possiamo fare. Tanto... Merda. La luce è ancora qui. Sì. La camera è ancora la là. Camera... Ma la camera è caduta. Lorenzo. Cazzo, è caduta la camera. Ma... Lorenzo, ma che cazzo è successo qui? Cioè qui hanno spostato... Si è distrutto. Sì, tutto. Sì. Cos'è? Hai stato? Sentito? Aspetta, prendo la camera. Prendo la camera. Lorenzo, ma che cazzo è? Che cazzo è?